Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è Halloween e andrò a rispondere a Dolcetto Scherzetto BookTag. Mi ha taggato Vincenzo la pagina bianca, trovate il suo video su nelle scale. Io vedo il BookTag un po' così sbarazzini, parliamo un po', come ci viene, rispondiamo, insomma. Io vi lascio le domande giù nell'info box nel caso voleste rispondere giù nei commenti, o comunque se volete fare una video risposta, un post sul blog, su Instagram, come vi pare, insomma. Partiamo subito con la prima domanda. Cioccolato classico preferito? Allora, come posso non rispondere con Moby Dick? Uno dei miei classici del cuore. Sapete che ormai chi mi segue da tutta la vita qua sul tubo sa che io e i classici abbiamo un rapporto amore-odio, però lui rimarrà sempre nel mio cuore, è il mio libro preferito in assoluto e tra i classici non lo batte nessuno. Non lo batte nessuno. Vi farò una recensione forse in futuro, dovrò rileggere in realtà per fare una recensione proprio a puntino. Sono circa 600 pagine, forse un po' meno, 570 almeno in questa edizione, però appunto vorrei fare una recensione così ne parleremo un po' più approfonditamente perché ci sarebbe tanto da dire e non ho nel tempo e nello spazio in questo video per farlo, quindi ahimè, lo farò in futuro. Seconda domanda, sneakers, lettura lenta. Allora, ahimè, Nevernight, i grandi giochi di J. Christophe, non è né per l'autore né per il libro, perché io la saga di Nevernight la amo, così come l'autore, scusate il fiatone, sono vecchia, e era il periodo un po' di un blocco del lettore temporaneo, che però è durato tipo un mesetto, quindi ci ho messo tipo un mese a leggere questo libro, ed è quello un po' più eclatante, diciamo, per rispondere a questa domanda. Poi, terza domanda, Twinks. Lettura che pensavi avresti amato, ma non è stato così. Adesso tutti voi veramente venite a cercare a casa, forse, per la risposta che sto per dare, dovrò rispondere con Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas, perché è stato godibile, piacevole, una lettura anche piuttosto veloce, però non era il libro che pensavo fosse, cioè io pensavo, Dio, adesso mi innamorerò di questo libro, non è stato proprio così, però vabbè, una volta finita la saga ne parlerò, perché ho intenzione di finire. Quarta domanda, Kit Kat, lettura veloce. Allora, voglio rispondere con due libri. Uno è Romeo e Giulietta di Shakespeare, uno dei miei classici preferiti, subito dopo Moby Dick. Il secondo libro invece è 10 giorni in manicomio di Nelly Bly. Ci ho fatto la recensione di recente, ve la lascio sempre su nelle schede. Prossima domanda, la quinta. M.M.S., libro che ti tira su di morale. Anche in questo caso rispondo con due libri. Il primo libro è Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Manzariol. La storia sua e di suo fratello Dawn, infatti proprio qui come sottotitolo, storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più. Bellissimo, emozionante, però anche molto molto divertente. Il secondo libro invece è A volte ritorno di John Niven, che parla del ritorno di Gesù sulla terra sotto volontà del Signore per poter rimettere un attimo in sesto tutto ciò che è successo di negativo sulla terra. Anche in questo caso super divertente, molto leggero, lo amo. Sesta domanda, Milky Way, un libro con un mondo differente. Per questa domanda rispondo naturalmente con un fantasy e si tratta della prima regola del mago. Il primo volume della Spada della Verità di Terry Goodkind o Goodking, mai capito come si pronuncia. E io ho letto i primi due libri, devo recuperare anche gli altri 9, lo so, sono tantissimi per quello che sono ancora al secondo. Devo trovare il tempo e i soldi, soprattutto per comprarli e per leggerli, perché il tempo per la Spada della Verità lo si trova sempre. Ultima domanda, che sarebbe quella bonus. L'unica dedicata a uno scherzetto e ci dice un libro che non ti è piaciuto ma che tutti dovrebbero leggere. Voglio rispondere con La bambina che guardava i treni partire di Ruperto Long. Ricordo che non mi era piaciuto particolarmente, però comunque è un libro importante per i temi trattati, naturalmente. Perché è ambientato durante la seconda guerra mondiale, durante l'Olocausto, quindi è decisamente importante. Allora, questo video è finito qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande, ricordo, nell'info box. E che altro dire? Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto e buon Halloween! Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!